Benvenuti a questo convegno, 80 anni dalle leggi razziali, una riflessione tra storia e contemporaneità. Mi piace ringraziare fra i presenti innanzitutto il rettore dell'Università di Macerata, Francesco Adornato, che ci ospita, il prefetto Yolanda Rolli, che ci onora della sua presenza, e anche il vice sindaco di Macerata, Stefania Monteverde. Prima di passare ai saluti, io vorrei leggervi una breve nota introduttiva sul convegno che ho preparato. Ogni anniversario di eventi importanti assume un significato a seconda del momento storico in cui cade. 30 anni fa, nel 1988, 50° anniversario dell'introduzione in Italia delle cosiddette leggi razziali da parte del fascismo, ebbe, a detta di tutti gli osservatori, un significato fondamentale. Richiamò infatti con forza e per la prima volta l'attenzione del paese sulle responsabilità italiane nella persecuzione degli ebrei, stabilendo un legame tra la fase della persecuzione dei diritti 1938-1943 e la successiva fase della persecuzione delle vite 1943-1945, fasi unite dal filo di una progressione persecutoria. Fino ad allora vi era stata la tendenza ad attribuire solo a Hitler e alla Germania nazista la responsabilità per la Shoah, e la stessa politica antisemita di Mussolini era stata interpretata come un atto di omaggio, se non di sudditanza, nei confronti del potente alleato germanico. Una mossa, insomma, per cementare l'asse Roma-Berlino. Analogamente, era stata esaltata la congiura di disobbedienza degli italiani che avrebbero disatteso in massa i provvedimenti antisemiti e fatto quasi a gara nel compiere atti di solidarietà nei confronti dei concittadini ebrei perseguitati. Un atteggiamento contrapposto allo zelo persecutorio ed eliminazionista dei tedeschi. Dunque, bravi italiani da un lato, cattivi tedeschi dall'altro. Una visione che poggiava certo su un nucleo di verità, ma disconosceva le responsabilità italiane. Ricordo che ancora alla vigilia della ricorrenza, nel dicembre 1987, il principale studioso del fascismo, Renzo De Felice, aveva affermato in un'intervista al Corriere della Sera che il fascismo italiano è al riparo dall'accusa di genocidio e fuori dal cono d'ombra dell'Olocausto. Il 1988 cambiava questa impostazione interpretativa e riportava il fascismo italiano dentro la tragica esperienza dell'Olocausto, e si reagiva così, con ciò, sia al revisionismo storiografico sia alla crescente diffusione anche in Italia nel corso degli anni Ottanta di sentimenti, atteggiamenti e atti antisemiti. A segnare il nuovo corso, parlo sempre dell'88, contribuì allora in misura significativa il convegno internazionale che si svolse a Roma, a Montecitorio, al Parlamento, proprio nell'ottobre dell'88, esattamente 30 anni fa, intitolato La legislazione antiebraica in Italia e in Europa, promosso dalla Presidenza della Camera e dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Alcuni dei protagonisti, tra l'altro, del convegno sono oggi seduti qui con noi, mi riferisco soprattutto a Michele Salfatti. Quel convegno non fu importante solo perché rappresentò una spinta allo studio delle pratiche delle culture antisemite dell'Italia fascista, ma anche perché legò tale sforzo conoscitivo ad una riflessione su altri problemi che l'Italia repubblicana stava proprio allora cominciando ad affrontare. Lo affermava con nettezza la Presidente della Camera, Nilde Iotti, nell'introdurre i lavori allora. Ricordare oggi, dopo 50 anni, l'antisemitismo nazista e fascista, affermò Nilde Iotti, significa anche, io credo, riflettere su altre forme di razzismo, pericolose ed attuali. Si riferiva alle prime manifestazioni di razzismo, soprattutto contro immigrati africani, che proprio allora l'Italia stava vivendo. Ecco, a me piace ricollegare, almeno idealmente oggi, questo nostro convegno a quel convegno di 30 anni fa, quell'importante convegno di 30 anni fa. Da allora molti passi avanti, dobbiamo dire, sono stati compiuti sul piano della ricerca. Una lunga e intensa stagione di studi ha rivelato la profondità delle radici del razzismo coloniale e dell'antisemitismo in Italia e gli effetti pervasivi e traumatici della persecuzione antisemita orchestrata dallo Stato fascista con vaste e ramificate connivenze nella società italiana. Possiamo dire che gli studiosi hanno fatto e continuano a fare il loro dovere.
Diverso però è l'ambito del discorso pubblico. Lì si è assistito non a una matura assunzione di responsabilità per i comportamenti e i crimini antisemiti, di cui anche molti italiani si sono macchiati, bensì al ritorno in auge del comodo alibi del bravo italiano, impersonato da figure certo encomiabili di salvatori di ebrei, quali ad esempio Giorgio Perlasca. Ma i meriti di pochi sono diventati una sorta di certificato di buona condotta per tutti. Come ha osservato Simon Levi-Sullam, in Italia si è passati dall'era del testimone all'era del salvatore senza passare per l'era del carnefice. Io ho fatto anche oggi un piccolo esperimento su Google, che faccio spesso quando tratto di questi temi. Ho provato a mettere su Google, potete farlo anche ora se avete i vostri telefoni, il nome di Giorgio Perlasca, e risultano oltre 150.000 contatti. Ovviamente Giorgio Perlasca è conosciuto ovunque in Italia, ma se voi ad esempio provate a mettere un altro nome, Giovanni Martelloni, il più accanito cacciatore di ebrei, era in questo caso un funzionario della Questura di Firenze, ebbene, i contatti che voi trovate su questo nominativo sono sì e no 323, e molti di questi corrispondono ad un omonimo che abita attualmente a Livorno. Quindi 150.000 contatti per Perlasca, 300 per Giovanni Martelloni. Soprattutto in tempi recenti si è assistito in Italia, come in Europa, ad un crescendo di atti di xenofobia e razzismo contro gli immigrati, spesso accompagnati dall'ostentazione di gesti e simboli del fascismo, nell'ossessione di una presunta sostituzione etnica degli italiani da parte degli stranieri, da neutralizzare ad ogni costo. Un razzismo esacerbato che, come sapete, ha trovato proprio qui a Macerata la sua espressione conseguente e violenta nel raid del febbraio scorso, compiuto da Luca Traini, il giovane di simpatie neofasciste che ha sparato contro gli immigrati, scegliendo le sue vittime per il colore della pelle. Ancor più oggi, dunque, come già 30 anni fa, è necessario riflettere su quello che è stato l'antisemitismo italiano nel contesto europeo e sulle nuove forme di risentimento ed esclusione xenofoba e razzista che attraversano la società italiana, per provare ad elaborare strumenti efficaci di comunicazione e formazione pubblica capaci di incidere, si spera, sulla coscienza civile del paese. È l'obiettivo che ci siamo dati organizzando questo convegno, proprio qui a Macerata, teatro di un atto di odio razziale, riconosciuto e punito come tale, questo appunto la scorsa settimana, dalla Corte d'Assise. Quindi sono poi contento che a promuovere questa iniziativa si siano impegnate insieme l'Università di Macerata, qui rappresentata dal magnifico rettore Francesco Adornato, l'Istituto Storico di Macerata rappresentato dal suo presidente Paolo Poppari, la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, rappresentata a questo tavolo da Liliana Picciotto, ma è presente in sala anche Michele Sarfatti, che è stato a lungo presidente della Fondazione, dall'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, rete degli istituti della resistenza dell'età contemporanea, rappresentato qui al mio fianco dal neopresidente Paolo Pezzini. Prima di cominciare i nostri lavori e passare ai saluti, permettetemi di esprimere un auspicio personale come direttore scientifico dell'Istituto Parri, e cioè che questa importante iniziativa possa segnare l'avvio di una stretta collaborazione fra il nostro istituto e il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, tanto preziosa quanto, ahimè, necessaria nel contesto attuale.